Siamo presenti qui in questo momento, oltre al sottoscritto, i due vicepresidenti del Consiglio di Amministrazione Berardi, Consiglio Generale Piccinetti, il Presidente del Consiglio Sindacale, il Segretario Generale e due consiglieri di amministrazione, Pedini e Roberto Guerra. Vi ringrazio perché riteniamo che sia opportuno dare delle precisazioni sugli articoli che sono apparsi nei giorni scorsi sulla stampa locale, a seguito di una conferenza stampa che lunedì scorso è stata fatta da Bene Comune. Ieri il segretario, su mio invito, insomma, è andato a Radio Fano a dare delle spiegazioni di carattere tecnico, prevalentemente, anzi, spiegazioni di carattere tecnico perché nelle cose che veniva detto nel comunicato di Bene Comune abbiamo riscontrato alcune cose che dovevano essere meglio precisate. Il segretario adesso è a disposizione perché qualsiasi domanda vogliate fare di carattere tecnico sul bilancio, sulle perdite, eccetera, il segretario generale è pienamente disponibile a dare tutte le informazioni. Ricordo che il segretario generale della Fondazione è un organo della Fondazione, non è un dipendente della Fondazione, è un organo della Fondazione e ha la responsabilità della legalità degli atti e quindi tutti gli atti che vengono fatti in fondazione passano al vaglio del segretario generale che ne risponde direttamente. Quindi ecco, su questo argomento di carattere tecnico, sulle perdite eccetera eccetera, il segretario vi dà e poi anche io perché pur non essendo un grande esperto eccetera. Leggo su alcuni giornali addirittura una pagina intera: Fondazione con Tombari persi 10 milioni, li avrò giocati all'otto, persi 10 milioni. Su un altro giornale, Fondazione Carifano, serve una nuova gestione. Quindi un altro, Tombari lasci il vertice della Fondazione. E su questo termine, su questo argomento risponderò io personalmente adesso. Su problemi di carattere tecnico, sul bilancio, eccetera, avete da chiedere qualcosa al segretario generale? Persi 10 milioni. Ecco, vogliamo dire come sono stati persi questi 10 milioni? Allora, noi abbiamo nel 2004, quando io sono entrato in fondazione come presidente, il bilancio prevedeva un patrimonio netto di 148 milioni. Nel 2014, 31 dicembre 2014, il patrimonio è 160 milioni 173.622, atti ufficiali riscontrabili sul sito. Poi, 138 di liquidità e 21 milioni e 684 826 di immobili, perché il patrimonio della fondazione non è solamente il patrimonio liquido, il patrimonio investito, ma è anche il patrimonio, quel patrimonio immobiliare realizzato negli anni a servizio della collettività. Se oggi, e adesso io vi elenco queste cose che abbiamo fatto, noi negli ultimi 10 anni abbiamo realizzato strutture sociali e culturali per un importo, per un valore che io stimo intorno ai 30 milioni. Abbiamo dotato la città e il territorio di beni e servizi essenziali per la comunità locale che formano patrimonio della Fondazione. Il patrimonio non è solamente quello liquido, il patrimonio è anche il patrimonio sociale della Fondazione. Ve lo elenco, spero di non dimenticare nulla perché sono molte. Pensate all'acquisto e al restauro della Pinacoteca di San Domenico, quando siamo, appena che mi sono insediato, insieme con Alberto Berardi siamo andati dal Vescovo Tomassetti, il Vescovo Tomassetti era felice di venderci quest'immobile, no? E è stato acquistato
un valore che hanno stimato, che ha stimato la Curia, che è stata stimata con perizia giurata e asseverata, l'abbiamo acquistato, nel giro di un anno l'abbiamo restaurato, l'abbiamo inaugurato il 10 luglio 2007. Prima cosa che abbiamo implementato fatto. Implementato con tutte le altre opere adesso, ma loro lo conoscono. Seconda cosa che abbiamo fatto, c'era il dopo di noi che aveva ricostruito l'Anfas, che si trovava in grosse difficoltà, abbiamo acquistato questo bene, sempre con le erogazioni, l'abbiamo raddoppiato e oggi ci sono i ragazzi del dopo di noi e abbiamo il centro gravi. Io credo che i giornalisti presenti non hanno mai visitato il centro gravi, tu solo forse, nessuno l'ha visitato. Si è sempre pronti a puntare il dito contro la Fondazione, a scrivere un'intera pagina sulla Fondazione, a fare titoli alti, scrivere tombari con caratteri altissimi, ma nessuno dice scrive una pagina sul dopo di noi o sul centro gravi. E io oggi me la sento di dire queste cose. Il centro gravi, abbiamo costruito la casa di riposo per anziani, togliendo i nostri anziani da un ambiente insalubre, qual era l'ultimo piano del Sant'Arcangelo, andate a visitare, vedete dove erano gli anziani di Fano, e abbiamo realizzato una struttura per anziani in via Bracci, intitolata a Don Paolo Tonucci, di grande valore. I nostri vecchietti oggi quando mangiano guardano il mare, vedono il mare. Poi siamo andati avanti con altre cose. Abbiamo comprato il Lago Vicini e ci hanno criticato. Il Lago Vicini non si doveva comprare. Ora è diventato un laboratorio naturalistico all'aperto. Vi abbiamo dato questi libri perché anche questo vi chiedo, chi di voi ha visitato il Lago Vicini? Andatela a vedere, sono comparse specie animali e vegetali rarissime che erano scomparse dal nostro territorio da decenni. Leggete questi libri che vi ho dato, che vi ho dato e vedrete. Poi abbiamo acquistato, permutato Palazzo De Cupis con Palazzo San Michele e restaurato Palazzo San Michele. Se oggi c'è un'università a Fano, se oggi c'è un palazzo fra i più belli di Fano che è stato restaurato, che stava cadendo, è perché noi abbiamo avuto questa intuizione, perché io ho avuto questa intuizione. E oggi 450 studenti universitari sono presenti a Fano, questo palazzo è stato ripristinato e riportato a un livello veramente bello. Quando passo lì davanti mi sento veramente soddisfatto di quello che ho fatto, nonostante tutte le cattiverie, tutto il fango che mi hanno gettato. San Michele è restaurato, la chiesina di San Michele da 200 anni era inagibile, da Napoleone, dai tempi di Napoleone. L'abbiamo restaurata, l'abbiamo data a disposizione gratuita di tutti coloro che fanno le esposizioni, gratuita, è l'unica sala oggi che viene, è tutti i periodi occupati fino al 31 dicembre e forse anche per l'anno prossimo. Poi abbiamo fatto Palazzo abbiamo fatto lì dentro i laboratori di ricerca che sono a livello internazionale, anche questi non li avete mai visti certamente. Poi abbiamo acquistato un palazzo i laboratori di ricerca. Hanno avuto premi internazionali, ma anche questo, di questo non si parla. Nato dovuto. Poi abbiamo, spero di non dimenticare nulla, sono tante cose. San Costanzo. Palazzo Cassi, andatelo a vedere, 3.000 metri quadrati di un palazzo storico dove è morto Perticari, eccetera. E su questo il libro l'avete avuto tutti e quindi avete visto quello che avete fatto. È rinato nel centro di Coso questo palazzo decrepito storico. La scuola per l'infanzia di Fano 2, questa l'avete vista tutti. Questo ancora incontro i nonni e i genitori delle persone che mi ringraziano. Andate a vedere come stanno i bambini. Poi abbiamo
Il centro diurno Alzheimer, questa è forse la cosa più bella che abbiamo fatto finora. Vi preannuncio fin da ora che il 21, il 20, domenica 20 settembre faremo un open day sul centro Alzheimer. Pochi fanesi l'hanno visto. L'hanno visto purtroppo solo i 60 anziani malati di Alzheimer che sono presenti oggi lì. In questo momento ci sono 60 malati di Alzheimer presenti lì che si curano in un ambiente eccezionale. E poi stiamo facendo il lago Vicini, ve l'ho detto, abbiamo fatto il restauro della chiesa del Gonfalone a Saltara, questa l'avete vista, è venuta anche Radio Fano TV, insomma, l'avete vista benissimo. Perché vedete, il Palazzo Bracci Pagani, stamattina prima delle 8 sono stato a Palazzo Bracci Pagani, come vado tutte le mattine per vedere come vanno i lavori, e per prima delle ferie saranno terminati e entro l'anno saranno messi in funzione. Ieri, martedì pomeriggio, sono andato a vedere anche i lavori della nuova scuola per l'infanzia a Lucrezia. I lavori vanno avanti, procedono molto bene, il fabbricato è bello. Martedì pomeriggio, verso le 4 del pomeriggio, dico vado a vedere come vanno i lavori. E stanno andando avanti bene. Vedete, perché noi abbiamo, da quando ci siamo insediati, io personalmente, il Consiglio di Amministrazione e il Consiglio Generale, l'Assemblea dei Soci, abbiamo cambiato sistema di fare fondazione. Abbiamo cambiato il sistema di fare fondazione. Abbiamo detto, non eroghiamo ogni anno tutti le nostre disponibilità a tutti, ma ne eroghiamo una metà, quindi manteniamo integre le erogazioni nel settore della sanità, nel settore dell'istruzione, nel settore del volontariato, dell'ambiente, ma con un'altra metà accantoniamola e realizziamo strutture sociali e culturali, quelle che vi ho elencato ora, che sono inesistenti nella città, che sono necessarie e che rappresentano quei beni strumentali necessari per l'esercizio dell'attività della fondazione. La fondazione deve operare nel settore della cultura, dell'assistenza agli anziani, dell'assistenza alle famiglie. Bene, per esercitare questa attività deve avere dei beni dove si può esplicitare questa attività. E questo, i primi tempi, vi ricordate, anche sui vostri giornali, queste stesse persone di oggi ci hanno accusato di essere degli immobiliaristi. Ricordo che Berardi scrisse un memorabile articolo in cui ovviamente dava spiegazione di questa innovazione che facevamo. Diceva, prima e meglio abbiamo realizzato queste cose. Questo ovviamente ha creato difficoltà a me e alla Fondazione, perché qualcuno riteneva che fosse opportuno ancora riprendere queste donazioni per le proprie associazioni, per le proprie attività, continuare a prenderle. Quindi non più distribuzione a pioggia, ma distribuzione nei settori importanti e contemporaneamente realizzazione di beni strumentali a servizio della collettività. Per cui il nostro patrimonio si è incrementato anche di un patrimonio sociale, immobiliare sociale, oggi valutabile intorno ai 30 milioni. Quindi il nostro patrimonio non è solo quello finanziario, che può subire oscillazioni per i motivi della borsa, per i motivi dell'economia. Siamo capitati nel momento più brutto per l'economia. Due periodi brutti erano per l'economia. Il 2008 con la Lehman Brothers, con tutte le difficoltà finanziarie sulla finanza. E il momento attuale, che non finisce ancora. Avete visto il mese di aprile e di maggio come è andata la borsa, le incertezze sulla Grecia. Tutto questo si riflette sulle fondazioni. I nostri utili non arrivano da Roma, non arrivano dal Ministero, li dobbiamo guadagnare noi sul campo tutti i giorni. E nel fare queste operazioni si possono compiere anche errori.
purché queste cose, queste scelte siano fatte secondo i criteri giusti della buona capacità di scelta. Anche chi sceglie bene può sbagliare qualche volta. Quando abbiamo acquistato i fondi immobiliari, era il 2008, quando i fondi finanziari che appoggiavano su beni finanziari erano in grave crisi e invece andavano bene gli immobili. Poi è avvenuta la crisi degli immobili, ma era una scelta giusta acquistare i fondi immobiliari quando nel sottostante c'erano gli immobili e non i titoli che potevano, i titoli bancari, i titoli di altro genere. Queste scelte non le ho fatte io personalmente, che potrei essere capace o non capace di fare queste scelte, ma le ha fatte la Fondazione nella sua interezza. Intorno a questo tavolo ci riuniamo da sempre con la Commissione finanziaria e con il gruppo di lavoro A, che racchiude i maggiori esperti di questo settore della nostra città, per vedere di studiare queste cose. Discutiamo, valutiamo, e qualche volta chi fa può anche fare un errore, purché queste scelte siano state fatte con le dovute cautele, con tutte le dovute cautele. Se c'è qualcuno di quelli che hanno parlato anche ultimamente, che conosce il futuro, che sa come si fanno queste cose, che sa come avverrà fra qualche anno, se investire in obbligazioni o in azioni o in qualche altra cosa, io sono pronto a nominarlo subito nella Commissione finanziaria, perché non dobbiamo niente da nascondere da nessuno. Scusatemi se mi agito, ma io sinceramente mi sento avvilito quando sento persone che non hanno mai fatto niente nella loro vita, che si permettono di giudicare una fondazione che opera con correttezza, con trasparenza, dove nessuno di noi ha interessi personali di nessun genere, dove non utilizziamo la fondazione per nostri scopi di nessun genere, mai, mai avvenuto e mai avverrà, dove c'è una trasparenza. Quindi ripeto, se c'è, noi siamo pronti, noi abbiamo dei fanesi, dei nostri, ci abbiamo fra l'altro un dirigente della Banca del Lavoro che lavora a Roma, esperto in settori finanziari, e l'abbiamo nominato nella commissione, ed è nella commissione da molto tempo. La commissione raggruppa le persone più competenti di questo settore. Siamo aperti. Se queste persone che sono così brave a giudicare, a dire che conoscevano la situazione di Banca Marche nel 2009 e lo conoscevano, sapevano tutto e non hanno mai scritto una riga, non hanno mai detto niente adesso, e adesso sono capaci di fare i soloni, di dire avete perso o non avete perso. Certo che abbiamo perso in Banca Marche, sapete quanto mi brucia a me quello che abbiamo perso in Banca Marche, come hanno perso i 40.000 risparmiatori privati. 40.000 risparmiatori privati hanno perso i soldi con l'aumento di capitale di Banca Marche. Avete letto i giornali di oggi cosa ha fatto la Consob? Noi siamo le vittime di questa situazione. E io non ci dormo per quello che abbiamo, nonostante tutte le precauzioni, tutte le attenzioni prese. L'ho detto 100 volte, ma lo ripeto. Qui abbiamo... siamo persone estremamente prudenti. Operiamo con maggiore attenzione, come... di più di quello che fosse il patrimonio nostro personale. Quando c'è stato l'aumento di capitale, questo famoso aumento di capitale, che a noi è di Banca Marche, che a noi è costato 6 milioni e che alla Fondazione di Pesaro è costato 45 milioni, noi prima di farlo, prima di sottoscriverlo, oltre a tutte le nostre riunioni, eccetera, eccetera, abbiamo chiesto un parere ad hoc a Prometeia. Prometeia è una società di consulenza a livello internazionale. Abbiamo pagato 10 milioni più IVA di consulenza per 10.000 euro più IVA, che era per noi una cifra considerevole. Io sono molto sobrio, diciamo così, prima di fare consulenze. 10.000 euro più 2.000 di euro di IVA, che per noi è un costo, per sapere specificatamente, per chiedere di fare uno studio su Banca Marche e di dirci se potevamo o non potevamo fare l'aumento di capitale. Pensate che l'abbiamo fatto a cuor leggero? Qualcuno, e devo ringraziare a Giorgio Gragnola, che era presidente del Consiglio Sindacale, che mi chiese proprio, o presidente o consigliere, non mi ricordo, o vicepresidente, non lo so,
mi disse, chiedilo, spendili questi 10.000 euro. Dice, ma no, non li spendiamo, abbiamo, non ci abbiamo, spendili. Abbiamo speso, ci hanno detto che si poteva fare, non c'era nessun sentore di nessun genere, è inutile che oggi mi vengano a dire c'era il sentore, si sapeva, non è vero niente, non è vero niente. Bene, quindi ripeto ancora, potete scriverlo, che se qualcuno è esperto di quelli che hanno scritto, che hanno analizzato, eccetera, intende, mi manda un suo curriculum e io subito lo accolgo qui con tutti gli onori e così verrà a dirci se adesso devo investire in obbligazioni, azioni, cosa devo fare, ossia parteciperà insieme con gli altri a dire queste cose. Siamo aperti a tutto. Siamo aperti a tutto. Io non lo so se devo dire qualche altra cosa, poi aggiungerete voi, i vicepresidenti, eccetera. La domanda è questa. Perché non ti dimetti? Sei vecchio. Hai perso 10 milioni. Sei vecchio, perché non ti dimetti? Anche brutto dire così, Allora faresti un nobile gesto se ti dimettessi. Lungimirante, ecco questo aggettivo non l'ho capito, lungimirante, io ormai non ho di nessun genere. Ora, prima di tutto io devo dire che sono stato eletto all'unanimità un anno fa come presidente intorno a questo tavolo, qui avvengono le votazioni. Ho la piena e totale stima del Consiglio Generale che deve eleggere il presidente secondo gli statuti. Ho la piena e totale stima dei 100 soci dell'Assemblea, 30 dei quali rappresentano la società civile e 70 rappresentano l'istituzione. Ho la piena fiducia del Consiglio di Amministrazione che è qui presente, il mio sindacale. Ora, di fronte a tutte queste cose, io dovrei ascoltare il consiglio di alcune persone che non hanno titolo a dare questi consigli, secondo me. Non hanno titolo a darmi questi consigli. Se c'è uno statuto e c'è un regolamento, è il Consiglio Generale. Io quando mi dovessi accorgere di non avere più la fiducia del Consiglio Generale, più la fiducia del Consiglio di Amministrazione, più la fiducia dell'Assemblea dei Soci, l'ultima delle quali è avvenuta il 26 di aprile scorso, sarò il primo ad andarmene. O quando la salute, la salute mentale o fisica mi possono impedire, può capitare a tutti di non farcela, sarò il primo io a lasciare, ma fin tanto che riterrò di avere questa stima e questa fiducia da parte degli organi della Fondazione, fino a quanto mi sentirò in grado di poterlo fare, io credo che, non voglio vantarmi, ma la mia esperienza in tanti settori della vita, la mia esperienza personale, ha contribuito moltissimo a realizzare le cose che abbiamo detto fino adesso. Ha contribuito moltissimo a cambiare questo sistema di eliminare le erogazioni a tutti senza lasciare nulla. Ci ho messo tutta la mia professionalità, la mia esperienza. Io nella mia vita ho avuto moltissime esperienze, sono stato 10 anni vicepresidente e presidente delle case popolari della provincia, 12 anni consigliere della Cassa di Risparmio, quindi ho acquisito esperienza nel settore dei lavori pubblici, ho acquisito esperienza nel settore economico-finanziario, perché 12 anni in un consiglio di amministrazione di una banca qualche cosa si impara, quindi non credo di essere proprio l'ultimo, amministro tante cose, però ripeto, nel momento in cui dovessi accorgermi di non farlo sarò il primo, ma finché ho questa stima, finché ho ancora questo desiderio, io non faccio il presidente per finta, io qui sono presente tutti i giorni, qualche volta mattina e sera. Io sono al limite della mia professione di ingegnere, perché sono, direi, a tempo pieno qui in fondazione. Senza che mi dice niente nessuno, io continuo ad andare a vedere queste opere che ho fatto. Ho detto, martedì sono andato di pomeriggio a vedere se quello che mi dice il direttore dei lavori è esatto o non esatto prima di pagare. Stamattina, prima delle 8, ero a Palazzo Bracci Pagani. Spero di potervi portare presto, perché lo possiate vedere, penso i primi di settembre, perché ho questa passione e ho l'esperienza e ho la capacità ancora per poterlo fare. Ripeto, finché avrò la stima degli organi e finché ci sarà questo indirizzo della Fondazione, io continuerò.
Lunedì 15, alle ore 17, scade, si riunisce per l'ultima volta il Consiglio Generale della Fondazione. Questo è il Consiglio Generale, eletto nel 2010, scade il 15. Noi ti richiamo dopo. Si rinnova e anche su questo vi devo dire, su 14 membri se ne rinnovano 9. 5 sono, perché si rinnovano? Perché sono cambiate le amministrazioni e i candidati che c'erano oggi erano nominati dall'amministrazione comunale di Fano, dall'amministrazione Aguzzi, e questi sono nuovi, sono stati messi nelle rose di nomi da questa nuova amministrazione. Quindi i due consiglieri che oggi rappresentano il comune di Fano lunedì vengono qui per l'ultima volta. E così è avvenuto per altri organi. L'università ha fatto una nuova terna, la Camera di Commercio ha fatto una nuova terna. Perché Andreani, che rappresentava la Camera di Commercio, aveva già fatto i due mandati interi e quindi non poteva essere rinnovato, questo dice il nostro statuto, e altri, insomma, quindi 9 membri. Quindi sentirò se il nuovo Consiglio Generale, che io convocherò per la prima volta il lunedì 29 giugno, dopo che avrà preso possesso e avrà conosciuto bene la Fondazione, perché uno non può arrivare qui e sapere tutto, le Fondazioni bisogna conoscerle bene, come funzionano, eccetera, vorrà ancora continuare con questi indirizzi che abbiamo dato noi nel vecchio Consiglio Generale. Io continuerò volentieri, ma se dovesse cambiare io vedrò di prendere le decisioni che riterrò opportuno. Io non mi presto a qualsiasi cosa e faccio il Presidente a qualsiasi costo. Lo faccio se il Consiglio Generale mi dà la fiducia, se il Consiglio Generale nuovo, ripeto, 9 membri su 14 sono nuovi, eccetera. Il prossimo anno si rinnova il Consiglio di Amministrazione, 3 consiglieri di amministrazione non sono rieleggibili, quindi avverranno molti cambiamenti, quindi avverrà un cambiamento, sta avvenendo un cambiamento, e avverrà nei tempi previsti dall'attuale statuto. Quindi l'11 maggio del 2019 certamente Fabio Tombari lascerà questo incarico, certamente in quella data. Prima dipende da tante cose, fra cui la salute, la mia capacità di fare e la stima del Consiglio Generale e del Consiglio di Amministrazione, degli organi della Fondazione. Io ho parlato con molto calore, mi dovete scusare, però dovete capire anche che io ho dato e do tuttora il massimo, non ho ricevuto nulla. Ieri avete letto quant'è il mio compenso mensile, non so dove ce l'ho, ma c'ho qui l'ultimo cedolino, perché non lo faccio certamente per lo stipendio, non è uno stipendio, è un'indennità che mi danno, no? L'indennità che mi danno ovviamente non c'è la pensione, non c'è il tredicesimo, non c'è il quattordicesimo, non c'è niente. Io l'ultimo, il trimestre gennaio, febbraio e marzo, ho preso 4.901 euro. Per tutto il trimestre? Per tutto il trimestre, per tutto il trimestre, 4.901 euro. Sono 1.630 euro. Credo proprio che, no, lo dimostro, perché chissà, dice, quali interessi potrà avere a Tombari. Ho l'interesse solo di avere, sinceramente me lo dovete dire, insomma, in questi ultimi anni, perché tanto la vita è questa, di fare qualcosa per questa città, niente altro. Aggiungi il 25%. Ah, l'ha già compreso. L'abbiamo già detto questo, l'abbiamo già detto. Su una mia proposta personale, che poi ho condiviso subito dai due vicepresidenti, perché ho presentato io la proposta di ridurre tutti i compensi del 25%. Ed è avvenuta a settembre dell'anno scorso, quindi io ne ho visti in questi anni di tutti i colori, sti attacchi. Io non voglio fare rimproveri alla stampa, per carità, io ho sempre avuto stima nella stampa, però devo dire anche questa stampa. Voi non sapete che dispiacere che ho avuto quando nel mese di febbraio è comparso sulla stampa
lo rivedevo stamattina, 36 milioni di debiti, Tombari si dimette. Io che ho sempre vissuto in questa città un nome, un'esperienza, un certo della mia famiglia, mia personale, ho avuto un danno non solamente morale, ma anche materiale, perché si perde la stima nella gente se tu scrivi 36 milioni di debito, Tombari si dimetta. Poi lei legge l'articolo, non c'è niente di questo, anzi le ultime tre righe dicono sì è vero che questo, però non c'è nessun fatto legalmente rilevabile, quindi tutto a posto, perché per salvaguardarsi le ultime tre righe che non legge nessuno, ma intanto il titolo hai buttato fango, hai buttato. Se c'è qualcuno che io ritiene che io ho fatto qualcosa che non doveva fare, scriva alla Procura della Repubblica, scriva alla Procura della Repubblica. Credo proprio che nessuno possa dire questo. Chi mi conosce sa come mi sono comportato sempre io nella mia vita, con la sobrietà con la quale conduco la vita, la mia vita personale, la sobrietà e la coerenza. E questa cosa lo conduco anche in fondazione, io non ho nessun befnit. Quando io vado fuori con la mia macchina, quando costruivamo l'Alzheimer, io ogni mattina andavo all'Alzheimer, sono sempre andato con la mia macchina, mai un rimborso. Il telefono col quale mi chiamate qualche volta, il mio personale, penso di essere l'unico presidente di fondazione in Italia, mio il segretario, che non abbiamo il telefono della fondazione. Per dire, non ho interessi personali di nessun genere, perché non ho bisogno di nessuno, non ho un centesimo di debito, quindi non ho nessun problema. Potete pure dire, non ho un centesimo di debito. Però comparire 36 milioni Tombari si dimetta, effettivamente mi ha procurato, a me, la mia famiglia, gli amici, insomma, un grosso dispiacere. Quindi anche quando si scrive, e anche ultimamente nei tre articoli che ho qui davanti, forse bisognerebbe pensare un po' più anche al male che si fa scrivendo certi titoli e certe cose. Poi un'ultima cosa, in un articolo ho letto questo. Tanto ormai ho letto, si tratta, il capitale della fondazione che abbiamo depauperato, si tratta del capitale finanziario derivato dalla storica gestione della Cassa di Risparmio, quindi è il patrimonio prodotto dai risparmi di tutti i fanesi. Una consigliera comunale, nel mese l'8 di agosto dell'anno scorso, perché i giornali ce li ho tutti e li leggo ogni tanto, ha scritto: la fondazione gestisce i patrimoni, i risparmi dei fanesi, tra virgolette. Beh, è una enorme sciocchezza. La fondazione risponde: il patrimonio che è derivato dal valore, i risparmi li gestiscono le banche, non le fondazioni. Le fondazioni hanno un patrimonio che è derivato dagli utili della gestione delle banche di 150 anni. È chiaro questo? Quindi, un altro ha scritto: con i 40 milioni che ha speso nella Banca delle Marche avrebbe potuto costruire asili, scuole, l'ospedale. No, un altro errore enorme. I 40 milioni non si potevano spendere, sono il patrimonio. Con gli utili dei 40 milioni, gli eventuali utili dei 40 milioni si poteva spendere, non il patrimonio. C'era sul giornale, l'ha scritto poi uno che doveva diventare sindaco. Con i 40 milioni, mi scrive anche qualche giornalista questo, e qualche politico, con i 40 milioni si poteva. Allora dico queste cose, siamo aperti. Io non c'è scritto quando ricevo qui, io ricevo tutti i giorni tutti. Non c'è una persona, non c'è un fanese che non sia venuto qui che io non abbia ricevuto, anche senza nessuna prenotazione, io ricevo tutti. Aiuto tutti se è possibile con la fondazione, se non è possibile personalmente. Quindi se c'è qualcuno che deve chiedere prima di scrivere cose che risultano non esatte o che non si conoscono o che vuol vedere bene le cose, venga con me, con i vicepresidenti, col segretario. Si può parlare, si può vedere, non abbiamo preclusioni con nessuno, la trasparenza massima, non c'è nessuna fondazione che ha pubblicato
dove, non so se è stato qui, l'elenco preciso di tutte le erogazioni fatte, dai 100.000 euro alla Caritas ai 200 euro che mi ha... Dov'è il foglio? Ecco, qui c'è l'elenco, l'abbiamo dato anche voi, l'abbiamo pubblicato ai primi dell'anno, in cui abbiamo distribuito l'anno scorso 1.919.224 euro, l'elenco completo di tutte le persone, di tutte le persone giuridiche, tutti i soggetti che hanno ricevuto contributi, nessun'altra fondazione. Un altro punto, nel 2013 la fondazione nostra sembrava che fosse, guardate un po' questo diagramma pubblicato sul Corriere Adriatico in un'altra pagina ovviamente, in cui si vede l'erogazione delle varie fondazioni. Nel 2013 poi siamo diventati la fondazione che ha il patrimonio maggiore nelle Marche, uno dei patrimoni maggiori, e eroghiamo ancora 1.900.000 euro quest'anno, utilizzando anche i risparmi degli anni precedenti. È così. Adesso però qualche domandina me l'aspetto, a me o ai vicepresidenti, se vuoi aggiungere qualcosa. Io aggiungo io tre cose su questo. Abbiamo mantenuto lo stesso livello di erogazione dell'anno precedente, e questo l'abbiamo fatto in sede di approvazione del chiaramente bilancio preventivo, vista la situazione di crisi che c'è in giro. Chiaramente, come ha detto il Presidente, i nostri proventi derivano dalla rendita del patrimonio. Le rendite del patrimonio, come potete capire, in questi ultimi anni sono a livelli bassissimi. Non ci sono più investimenti sicuri che ti danno un reddito su cui investire. Dobbiamo cercare come fondazione, questo lo facciamo tutti insieme, anche con la Commissione Finanza, con l'aiuto dell'advisor che abbiamo, di trovare soluzioni di investimento che compensino un minimo rischio, perché un minimo rischio comunque negli investimenti oggi c'è, cioè non c'è nessun investimento che non ha nessun rischio. Se compriamo i bot che hanno rischio Stato, rendono lo 0, poco, molto poco. Sicuramente con quei proventi non ci potremmo fare niente, non ci manteniamo neppure questa struttura che abbiamo, pur avendo 140.000 di patrimonio. Per cui gli investimenti che noi dobbiamo fare sono diversificati il più possibile, cerchiamo di fare in modo di contemperare i rischi degli investimenti di questo patrimonio con dei risultati che contiamo di realizzare. Con questi risultati, come diceva il Presidente, con una parte delle riserve, mi riferisco in questo caso all'avanzo residuo dell'anno precedente, che abbiamo previsto di utilizzare per mantenere lo stesso livello di erogazione degli anni precedenti. Altrimenti avremmo dovuto ridurre ulteriormente le erogazioni quest'anno, perché purtroppo con i rendimenti correnti è fatica mantenere quel livello di erogazioni. Oltretutto una parte dei proventi, parlo il 35%, deve essere accantonata alle riserve. Sui proventi finanziari, che sono quelli da cui noi ricaviamo i nostri frutti, ci paghiamo peraltro il 26% di tasse, che non è poco, più di un quarto di questi proventi se ne vanno in tasse che vanno allo Stato, e quindi voi capite le difficoltà che abbiamo ogni giorno nel compensare queste cose, cercare di contenere al massimo i rischi. Noi abbiamo, abbiamo diversificato il patrimonio che abbiamo proprio da uno studio attento, un'operazione che è stata fatta, iniziata a settembre-ottobre dello scorso anno e che si è conclusa alla fine di marzo, anche per entrare nei vari segmenti di gestione in periodi diversi, perché sennò arrivi in un momento, poi cogli il momento giusto, può essere il momento sbagliato. In questo momento noi abbiamo un patrimonio di 140 milioni di euro e questo patrimonio è investito in 4 diverse gestioni patrimoniali per 25 milioni, 6 diversi fondi immobiliari per 13 milioni, 16 diversi fondi comuni di investimento per 45 milioni, 2 BTP e 3 obbligazioni per 17 milioni, una polizza di capitalizzazione per 3 milioni di euro, 5 partecipazioni societarie per 32 milioni di euro, fra cui la Banca delle Marche, la più grossa, che ancora vale 21 milioni di euro, poi abbiamo il credito valtellinese circa 5 milioni, e abbiamo attività liquide per 6 milioni. Sono 35 tipologie di investimento diverse, con un taglio medio di 2 o 3 milioni di euro massimo, proprio per diversificare al massimo sia sui vari gestori
che sui segmenti di investimento finanziario, cercando di avere quel rendimento atteso che abbiamo previsto nel bilancio del 2015, nel bilancio preventivo, un rendimento netto del 2%, il che vuol dire 2.800.000 euro circa di proventi netti dal patrimonio, che con l'utilizzo di circa 500.000 euro di riserve ci consentono di arrivare anche quest'anno ad avere un livello erogativo pari a quello dell'anno precedente, mantenendo il 1.900.000 che avevamo. E questo stiamo cercando, noi abbiamo un monitoraggio in consiglio mensile, ma noi come struttura lo monitoriamo settimanalmente, verifichiamo l'andamento come va. È chiaro che, essendo andati su gestori professionali, diversificando al massimo questo portafoglio investito, poi non è che possiamo stare, guardiamo la borsa come vanno, perché purtroppo i primi tre mesi ci è andata, devo dire, molto bene, nel senso che abbiamo avuto risultati notevolmente superiori a quelli che erano l'attesa del periodo. Adesso, con la situazione della Grecia, lo state vedendo come vanno i mercati, c'è una volatilità esagerata. In questi ultimi mesi qualcosina non abbiamo ancora perso, ma ci siamo tutti su quei livelli, siamo ancora positivi, però voi capite che anche noi dipendiamo molto dai mercati. Qui diceva il Presidente prima, giustamente, se c'è qualcuno che ha la capacità, io ho lavorato in banca per 30 anni, io non penso di essere un guru della finanza, però qualcosina forse ne capisco, ma qui capire come vanno i mercati, dove andare a investire il patrimonio, ma soprattutto dove andare a investire per avere una rendita ad un certo livello, perché io dico, lo metto in un investimento, lo tengo sul conto, non mi rende niente, ma non lo perdo, ma poi dopo? Queste sono le difficoltà che incontriamo, le difficoltà più importanti, oltre a quelle dove invece c'è una grandissima competenza, perché gli investimenti che abbiamo fatto e che ha elencato il Presidente prima, penso che dimostrino tutto quello che la Fondazione ha fatto in questi 10 anni per la collettività, perché poi tutte queste strutture di cui parlava il Presidente prima sono nel bilancio della Fondazione, anche se chiaramente essendo investimenti fatti con le erogazioni c'è un fondo, voglio dire, una postazione di un fondo, perché sono investimenti fatti con le erogazioni, sono di proprietà della Fondazione anche se dati in gestione ai vari enti, ma nel momento in cui questi beni dovessero ritornare nella proprietà della Fondazione devono essere destinate all'erogazione, non è che possono essere destinate ad altri scopi. Volevo dire questo, nella gestione del patrimonio noi dobbiamo avere un giusto equilibrio fra i rischi e i rendimenti, perché le due parti, le due situazioni opposte sono, cercate di se io non rischio nulla, rischio nulla poi non c'è mai il nulla, se rischio pochissimo ho pochissimi rendimenti, se rischio molto, se rischio qualche cosa. Allora io che cosa devo dire? Fare il presidente della fondazione, a mettere tutti i soldi nel conto corrente, il rendimento è zero, il patrimonio certamente non lo perdo se non fallisce la banca. Se metto in una situazione di possibile perdita, è ovvio che ho dei rendimenti. Allora quale soluzione devo trovare? Devo trovare una soluzione mediana, studiata attentamente, guardata con molta attenzione dai consulenti, che mi deve dare un rendimento discreto, basso anche, ma presente, il 2%, 2,5%, non pretendiamo il 10%, però anche col 2% un minimo rischio esiste. Per cui se, qual è il sistema? Diversificare. Abbiamo visto come abbiamo diversificato. Io sono andato al Ministero dell'Economia. Voi sapete che le fondazioni di origine bancaria non dipendono da altri enti, se non dal Ministero dell'Economia, dove i nostri bilanci, le nostre cose, vengono guardate con la lente di ingrandimento. Noi non possiamo fare nulla, non possiamo fare nulla che non sia guardato dal Ministero. Noi in questi 10 anni, che io sono 11 anni che sono presidente, non abbiamo avuto mai un rilievo dal Ministero dell'Economia e Finanze. Quando ho spiegato al direttore generale, che si chiama, mi sfugge il nome, dottor Rivera, direttore generale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, la nostra idea di investire in beni sociali, è rimasta entusiasta. Quel giorno che ero lì,
in quel giorno, era arrivato un atto di pignoramento per una fondazione. Tutte le fondazioni oggi sono in una situazione economica non buona. Fra queste, fra tutte queste fondazioni, ritengo proprio che la nostra, per come è stata gestita, per l'attenzione che ha avuto, per la presenza nel Consiglio e nei nostri comitati di persone di valore, del segretario adesso, ma anche dei segretari precedenti, la massima attenzione, ci troviamo in condizioni non brutte. Certo, qualcosa l'abbiamo perso e questo ci brucia, ma mai nessuno venga a dire l'avete fatto per interessi vostri o l'avete fatto a cuor leggero. Vi voglio leggere un'altra statistica, l'ACRI, l'associazione di tutte le fondazioni, sono 86 le fondazioni in Italia, ha pubblicato, siccome in questi articoli qualcuno dei nostri revisori qui, dei nostri controllori, ha messo in evidenza che gli oneri di funzionamento sono molto alti. Allora vi dico, parlo del 2013, bilancio 2013, l'incidenza degli oneri di funzionamento sulla media del patrimonio, quindi è un atto ufficiale dell'ACRI, per la nostra fondazione è lo 0,53. Lo 0,53, prendete questo dato, 0,53. La media delle fondazioni della nostra dimensione è 0,77. La media delle fondazioni dell'Italia centrale è 0,79. La media del sistema di tutte le fondazioni d'Italia è 0,61. Noi abbiamo un'incidenza sugli oneri di attività, di funzionamento della nostra gestione, i più bassi. I nostri emolumenti erano già prima, nel 2013, i più bassi, li abbiamo ridotti del 25%. Il nostro sistema è impostato a una grande sobrietà, questo lo dovete... Certo, nei finanziamenti si possono fare errori e io di questo sono... E in ogni caso bisogna prendere atto. Sono rischi impliciti nelle scelte, nel momento in cui devi scegliere come investire, è chiaro che dei rischi te li ma adesso assumere. Speriamo che accetti d'altronde, qualcuno di venire, anche... non abbiamo fatto il nome, però sappiamo chi è che esamina i nostri bilanci per bene comune. Se questa persona che mi dicono, l'avete detto anche voi, molto esperta in questo settore, è molto... gradisce venire nella commissione finanziaria, prenderà il gettone di presenza che ammonta a 40 euro circa. Non glielo dica, se non lo so se non ci viene di sicuro. No, per dire, prenderà quello che prendono tutti gli altri, insomma, ecco, e se vorrà darci dei consigli, noi la città, il territorio, la fondazione e io personalmente gliene sarò certamente grato. Alberto Berardi, vicepresidente, devo dire la persona che mi è stata sempre più vicina e mi ha dato i consigli sempre che io ho sempre tenuto in grande considerazione, che è stato vicino a me in tutte le scelte che abbiamo fatto. Voglio intervenire. Sì, ringrazio. Due concetti semplicissimi. Il primo è non possiamo fare a meno di chiederci che valore abbiano queste prese di posizioni che si ripetono nel corso degli anni. Inizia con una conferenza stampa, tace per 6 mesi e poi ricomincia. Un emittente locale si chiedeva, proprio questi giorni, dice ma queste crociate che senso hanno? Cioè la mia non breve esperienza di amministratore pubblico di politico, tra virgolette, mi fa pensare che non possono accadere per caso queste cose, perché solo loro, con l'ausilio qualche volta di altri soggetti che poi la smettono subito, intervengono con una tenacia degna di miglior causa, visto e considerato che continuano a chiedere la democrazia, ma c'è già. Per legge, non perché lo dice bene comune. Sono presenti i membri del Consiglio Comunale, del Comune, della Camera di Commercio e così via, sono stati elencati. Allora come fai a dire la democrazia? Per essere eletti soci nella Fondazione Cassa di Risparmio bisogna raggiungere i 3/4
i due terzi dei voti. Anche questa mi sembra il Presidente della Repubblica. Anche per legge precedente. Appunto. Allora, questa cosa, tutto è stato spiegato reiteratamente, con tutti i particolari, e si chiedeva questa emittente, dice, ma chi c'è dietro? È una domanda che mi faccio anch'io. Chi c'è dietro a questi soggetti? Adesso hanno cambiato il personaggio, non è più De Marchi, ma è Giuliani. Dice delle cose, poi alla fine, cosa si conosce tutto, ipocritamente dicono, non è un attacco personale al Presidente, ma per favore, perché parlano solo del Presidente? Continuamente. C'è una decisione che prende il Presidente da solo? Non esiste. Non esiste. E allora perché insistono? Beh, sta storia io mi auguro che finisca presto. In un caso abbiamo dovuto anche procedere con querela e il Presidente è stanco perché la vive direttamente, ma siamo stanchi anche noi. Io, che ero un gran chiacchierone, parlo pochissimo da quando sono in fondazione perché c'è chi deve svolgere questo compito, ma è certo che so leggere gli imprescrittibili motivi per cui, paradossalmente, accadono queste cose. Vogliono il posto di Tombari? Vogliono impadronirsi della fondazione? Lo dicano, non continuino questo assurdo gioco al massacro per una cosa che può avere solo un merito. Io, e qui concludo, non avevo, sempre nella mia lunga esperienza di amministratore pubblico, visto e vissuto un'idea formidabile come quella di fare le strutture. Cioè, noi abbiamo dato 2 anni fa 100.000 euro alla Caritas. Tutti gli anni. Sì, che si ripete. Ma voglio dire, che cosa rimane? Assolutamente niente. Quella cosa per anziani o per l'Alzheimer, che diventa la malattia del secolo, è diventata, sarà sempre a disposizione per decenni, per decenni. Quindi, e nello stesso tempo salvaguarda il patrimonio. È un'idea formidabile. Tombari l'ha lanciata, è tutto il merito suo, è una rivoluzione copernicana. Quando ne parliamo con le altre fondazioni rimangono a bocca aperta. Beh, di questo ci dai atto? Ci dai atto? Se c'è qualcuno che oggi può andare all'Università Fano è merito nostro? Se si fanno delle ricerche avanzate è merito nostro? Se gli anziani godono di una struttura diversa è merito nostro? Se l'Alzheimer è stato affrontato ancora, non in maniera risolutiva, è ovvio, ma comunque con buon passo, è merito nostro. Adesso non l'abbiamo mai fatto di appellarci in questo modo e di dire quello che abbiamo fatto. San Costanzo, la struttura più importante di tutto l'entroterra, Palazzo Cassi, fatto dal primo mattone all'ultimo. E io sono testimoniare, lo ha dovuto fare anche personalmente Tombari, che il lavoro suo è superiore a qualsiasi altro. Scherzando, ma non tanto, ho detto che se avessimo avuto un sindaco come lui, Fano sarebbe tutt'altra cosa, tutt'altra cosa.